Questa serata le Juventus Women l'hanno sognata fin da bambine. Il cross è morbido per l'inserimento di Bonassea! Quando le ragazze hanno visto che contro il Chelsea, secondo migliore del mondo, li abbiamo giocata. Sì, abbiamo perso, però da lì ho capito che questa squadra ha trovato il suo livello. Se riesce a stare a quel livello, noi possiamo passare il girone. In quel momento lì è come se avessimo vinto, perché un punto ci ha tenuto ancora vive e poi ci ha permesso anche di andare a giocare a Wolfsburg con una certa consapevolezza. È venuta fuori la Juve, è venuta fuori la mia squadra. Io ero nello spogliatoio, lo ammetto, in lacrime, con il telefono a vedere le mie compagne che giocavano, e io pianto alla fine. Le Juventus Women si qualificano ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League per la prima volta nella loro storia. Non c'è spazio, ma c'è spazio all'altra parte. Tactical rule, ok? One top set, e l'idea è di fare un 5 contro 2 qua. Play, yes, 2, 3, 4, 5, 5. La vittoria alle volte diventa un'abitudine, di solito. Quando una vittoria diventa un'abitudine vuol dire che ci si avvicina molto alla sconfitta, perché la vittoria è alimentata dalla fame di confermarsi e non da quella di proteggere il successo. La protezione del successo è il primo passo verso la sconfitta. Mancano pochi secondi per provare a costruirsi un'ultima occasione, invece finisce qui. Vince l'Empoli e interrompe la striscia di imbattibilità della Juve. L'ultimo periodo che abbiamo vissuto sicuramente ha messo in mostra qualche nostra fragilità. Abbiamo pareggiato con la Fiorentina, abbiamo pareggiato con l'Inter in Coppa Italia. La sconfitta ad Empoli, insomma, creano quelle piccole cose che dentro di noi ci hanno fatto un attimo traballare, insomma. Aia, aia, aia. Andiamo, dai. Io e Giulia ci siamo conosciute alla fine del mio primo anno qui alla Juve, e adesso è 3 anni e mezzo che condividiamo le nostre vite. Mi ha fatto un giochino a squadre e sono riuscita a perdere di nuovo, giusto per finire l'allenamento rosicando. E sono fortunata davvero ad avere lei vicino, perché per me è sempre stata un fonte di stimoli, di motivazioni, e quando magari dal campo torni che sei un pochino scarica, è fondamentale poi trovare le motivazioni anche e buone sensazioni, le good vibes anche dalle persone che hai vicino a te. La Juve arriva da una sconfitta e cerca riscatto, cosa che non accadeva da tempo immemore. La Roma arriva dalla miglior striscia positiva della sua storia in Serie A. La partita contro la Roma questa settimana è fondamentale, ma è fondamentale non... Sì, il risultato certo, però anche per noi, per far capire che il lavoro che abbiamo fatto non è perso, che il lavoro che abbiamo fatto a considerazione con le partite importanti. Boatin vuole il fondo, va adesso al traversone sul secondo palo dove c'è Girelli che rimette in mezzo Caruso. Pallone entrato, il pallone è entrato, la Juve è in vantaggio all'undicesimo minuto. Girelli lascia il pallone per Cernoia, che in qualche modo vuole andare da Gamma, sbaglia qui il tocco, allora attenzione a Ove al limite, consegna palla a Lazaro, Lazaro in area, Lazaro prova a calciare e c'è l'1-1, il pareggio della Roma. Ne ho sbagliata una e ci hanno punite, e quando poi alla fine della partita abbiamo chiuso sull'1-1 c'era davvero tanta rabbia dentro di me. Da quel passaggio così sbagliato, che non è da lei, avevo già immaginato quale sarebbe stato il post partita, e il post partita c'è sempre il saluto, insomma,
però è andata dritta negli spogliatoi, ma lo sapevo. L'errore contro la Roma l'ho sentito mio, però da secondo allenamento mi sono detta anche i migliori sbagliano, bisogna però dimostrare di essere i migliori, e quindi poi mi sono messa lì testa bassa a lavorare per poi farmi trovare al meglio delle mie possibilità. Nella nostra testa deve esserci solo un motto, insomma, la Juve unita, compatta, solida, e ci prepariamo quindi alla partita di Champions contro Lione. Io è la prima volta che mi trovo a lavorare con un allenatore così. Mi ha rincuorata da subito, non mi ha fatto sentire assolutamente il peso dell'errore, il peso del pareggio. Ha portato in campo il suo spirito. Se io penso al mister, lo vedo come un fumetto. Io lo vedo come un allenatore colorato, perché difficilmente lo vedo arrabbiato, pensieroso. Trasmette la sua passione per il calcio, il suo modo di vedere il calcio. Però non lo fa facendosi sentire il peso di dover fare sempre le cose bene. Allenatore riesce a riportare il calcio nella sua dimensione di gioco, e quindi è la cosa più seria tra le cose meno serie, qualcuno diceva al calcio, e credo che la serietà vada dimostrata nel lavoro quotidiano, nel campo, ma anche con la serenità di un gioco che deve esprimere delle emozioni. Centrali difesa, ok? Aspetta, number 6, ok? Number 6, number 8-10. You're a fantastic fullback, Lina. Welcome back. Congratulations. Okay, and winger. Va bene. Giulia. Ciao. Ciao. Dimmi. My Italian's better. Mi chiamo Julio. 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 Maschio. Ah, sì? Oh, that's piacere. 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 Wow. Yeah, settling in the life of Italy with the culture change and language, at first it was pretty difficult. I'm starting to pick up language on the soccer field now, which I think is the most important thing. Fagiolini? Tutte e due. Okay. I would say after Empoli and knowing Lyon is right around the corner, we have a very big game coming up, but we just do one game at a time, and I think that's important. Like, just focus on what you can control at that moment, one step at a time, and then get the job done and then focus on the next task. Ari, nessuno viene con noi. Eccoci. Oh. Io di qua. Come sempre. Io alla finestra. Veniamo da questo momento un po' particolare, ma dobbiamo pensare alle vittorie che abbiamo ottenuto in Champions e delle grandi imprese che abbiamo fatto, e queste vittorie sicuramente ci daranno forza per ricompattarci e ricreare quell'armonia che c'era in quei momenti, e sono sicura che domani metteremo in campo tanto di quell'armonia che c'era in quei giorni. Ciao Lisa. Ciao. Also, yeah. È giusto che noi in questo momento abbiamo una scossa, e sono certa che adesso ci riprenderemo e continueremo a giocare come abbiamo sempre fatto finora. Con la sua velocità adesso può consegnare un buon pallone a Cristiana Girelli in area, alla conclusione di Girelli! Con il Milan sapevamo che dovevamo, insomma, riscattarci, doveva essere un punto di ripartenza, e così è stato. Vincere così era importante per l'umore, per ritrovare, insomma, un po' di serenità che ci è mancata. Bonfantini salta anche Giuliani, Bonfantini è defilata, prova a calciare in porta Bonfantini! Si sa che quando la squadra ha un periodo di difficoltà lo si sente tutte, però comunque
quando tocchi il fondo poi ti dai la spinta e penso sia una ripartenza per tutte noi. La Juve domina in casa del Milan e vince 6-1. Oh, per poco ti faccio gol oggi. Per poco ti faccio gol oggi. Non hai fatto gol? Quasi. Hai perso? No, ho vinto. Sì. Un po' come sempre. Quindi? Facciamo mi prepari? Un cake, facciamo sì? Un cake. Dai. Come si inizia? Linda in casa è un po' un terremoto, non si ferma mai. Fa sempre qualcosa. E per fortuna cucina, perché sennò non mangiamo la sera. Le metto in terra, giusto? Cos'è? Tutte le metto. Sì, sì. Linda è un po' un leader silenzioso. E lei mi ha fatto fare un po' un salto di qualità al di fuori del campo e anche in campo. Comunque ti hai fatto il tunnel oggi? No. Quando ti tirato in porta? Non è stato il tunnel? No. For me it's like important to make the people around me feel secure, like on the pitch, outside. So of course like, I understand why someone in maybe the first quarter final in Champions League. Of course it's you have my feelings because it's normal. But also to bring them down, because I think when you feel safe, okay, other people around, like we are together in this, like that's when you can perform the best. Speriamo ci sia tanta gente contro Lione. Sì. Indubbiamente più ti avvicini alla partita contro Lione ci pensi sempre di più. E ci pensi e dici chissà, perché siamo qui, perché non sognare. Un po' di farfalle le sento, più che altro sono molto felice di tornare a giocare all'Allianz, quindi non vedo l'ora. Sì, prova, è buona. Ma bollente. Non è così caldo. 3, 2, 1. Benvenuta Cristiana, grazie. Attaccante bomber di razza. E i risultati non sono arrivati a caso, ma sicuramente siamo state molto spinte dal nostro pubblico, dalla fetta dei tifosi che sentiamo sempre, e quindi spero che anche in questa occasione non ci facciano mancare l'entusiasmo e ci spingano verso un qualcosa di straordinario. Per esempio i quarti di finale, non c'è bisogno di dirlo, ma non è scontato che vivi una serata di quel genere, quindi qualsiasi mia compagna di squadra, chi giocherà, chi non giocherà, chi sarà in tribuna, chi ci guarderà a TV, vivrà quel momento al 100%. Quando mi metto a letto la sera, sicuramente uno dei primi pensieri che mi passa per la testa è quello che fra due giorni ci troveremo lì all'Allianz con, spero, tanti spettatori a giocare una partita importante. E quindi è difficile a volte anche addormentarsi o quando chiudi gli occhi comunque di immagini delle azioni che possono capitare e cosa può succedere durante la partita. Normalmente prepariamo una sorta di clip di due minuti, circa due minuti e mezzo, senza dilungarci più di tanto, su quelle che sono le caratteristiche del portiere avversario, in modo tale da riuscire a dare un aiuto concreto al reparto offensivo e ai centrocampisti. Coi piedi brava. Destra, usa anche sinistro, però se può va sempre sul destro. Se hanno tanto palla loro in quel momento lì della gara e lei sta alta coi piedi e prova a impostare, è probabile che possa anche sbagliare i rilanci. Se può scegliere, fare una scelta, copre il primo palo, anticipa, avete visto? Spinge poco sul secondo palo, presalto esagerato, postura, peso sempre indietro, va giù lento, ok? Quindi se possiamo incrociare, incrociamo il più possibile. Vale, ¿te sientes un lado más fatigado que el otro? ¿Tutto uguale? ¿Mediatori? Sí. No, uguale. Igual. Ok, quando cammina senti che due gambe sono uguali? Già durante la settimana in preparazione della partita contro la Roma ho avuto dei primi segnali in cui sentivo che ero un po' sovraccarico. Verso il 20° sento tirare l'adduttore. Ho realizzato di essermi fatta male, poi il lunedì quando abbiamo fatto l'esame di controllo, quindi le varie ecografie e risonanze, e dove effettivamente si vedeva che ha avuto una lesione. Allora, possiamo anche iniziare a scaldare un po' di più. Stop, rilassa.
La prima domanda che ho fatto al medico quando mi ha fatto l'ecografia, gli ho detto: va bene queste 2 settimane, ma per il Lione ce la faccio, cioè io voglio sapere solo quello. Andiamo a Pilar, però sei in ritardo, dai, muoviti veloce. Julia, you must be point of reference inside. Okay, you must be point of reference inside. Sophie. Nella vita ci sono dei momenti importanti che puoi raccontare ai tuoi figli, ai tuoi amici. Come va la partita, però secondo me è importante che ci dai tutto. Di farlo un evento che le puoi raccontare per tutta la tua vita. Il segreto di mio fratello è non pestare le righe da quando è piccolo, e se pestavi una riga praticamente dovevi tornare indietro. Beh, Martina è per me l'inizio della vita, perché abbiamo condiviso dal primo secondo insieme fino a oggi. Siamo nati insieme a 4 minuti di differenza, lui prima di me, quindi mi ha fatto da cavaliere perché mi ha proprio aperto la strada. Infatti lui è nato tutto sbucciato, poverino, io sono nata tutta rosa, tutta pulita. È stato un cavaliere anche lì e come ha fatto lì mi indica la strada ogni giorno. Non so, è come se con lui non mi sento giudicata in niente, lui sa che non è giudicato in niente, quindi si è proprio libera di esprimersi. Guarda che bello anche di là. Siamo, sai cosa è successo davanti a Palazzo Madama? Ho dato il mio primo bacio. Martina è una ragazza molto generosa, dona le sue energie alle persone a cui vuole bene, e mettendo in primo luogo i bisogni degli altri piuttosto che i suoi. Sa esserci sempre. No, però è bello, ogni tanto io posso anche con la macchina, faccio tutto il giro, piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Vittorio, mi fermo, mi piace troppo. È concretezza Torino, e quindi io amo essere concreta, amo essere semplice, non mi piacciono troppi chirigori, e per me Torino è questo, è quadrata, non ti perdi mai, quindi mi rappresenta molto questa città. Devo dire che sono nata nella città giusta. È ovvio che la partita con Lione è la partita. Poi hanno vinto talmente tante Champions che, sai, pensare di giocare con Lione una partita così importante è un pensiero fisso. La partita contro il Lione l'abbiamo già affrontata, sì, in Champions, ma la Juve di quest'anno non è la Juve di quando l'abbiamo affrontata, quindi noi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che possiamo dare fastidio anche a questo di Lione. I just remember before Leon in the locker room, just like the good energy, and I like knew it was just a great feeling. Like I was like, okay, everyone's ready. Like I felt it, and just like the atmosphere around, the environment, everyone was just so like pumped up and ready to go. Penso che ognuno di noi stia pensando a quello che deve fare in campo. Stiamo ripassando mentalmente tutti i nostri tempi, vivendoci anche il momento, perché è uno dei momenti più belli questo. Io non vado in campo, la scaramanzia, non lo so, non lo faccio per scaramanzia, ma io rimango nei miei spogliatoi, i ragazzi sono liberi per andare, le prime volte che vado in campo quando inizio la partita. Thank you.
Essere qui è già storia, ma certi sogni sono così belli da meritare di essere protetti e vissuti fino in fondo. Oggi le Juventus Women scendono in campo per continuare ad alimentare il loro di sogno. È iniziata Juventus Women Lione. Qui sbaglia tutto il Lione. Occhio a Urtig. Urtig! Ho detto lì. Allora dai, anche da subito dai primi minuti non è che sono queste invincibili. C'è Bascia però a tenere viva l'azione del Lione, va al traversone dentro, il colpo di testa, c'è il vantaggio del Lione che ha capitalizzato al massimo la seconda azione offensiva della sua partita. Poi Girelli impedisce al pallone di entrare, arriva Cernoia, trattenuta e poi va giù, tira fuori il cartellino l'arbitro ed è rosso, cartellino rosso per Carpenter. Dorf va al cross dall'altra parte dove si libera Valentina Cernoia, il controllo, il destro, la traversa di Cernoia, occasionissima per l'1-1. Questa volta si va da Lundorf che tiene in campo il pallone, può crossare adesso il cross forte in mezzo, può di controlla male, palla che resta lì, calcia Girelli, 1-1, Cristiana Girelli trova ancora il gol ed è un gol importantissimo per la Juve che ristabilisce l'equilibrio. A volte basta trovarsi solamente al posto giusto, al momento giusto. Buonasera, la sterzata con cui mette a sedere Bogbatì. Buonasera, calcia in porta, pallone alto. Prima che entrasse Bonfa, le ho detto: Bonfa, entra, svegliati, entra e svegliati. Bel pallone qui di Arianna Caruso, si allarga Bonansea, palla verso Bonfantini, Bonfantini! Bonfantini! Ho visto solo i tifosi che esultavano e tutte le mie compagne addosso e dopo non ho più capito niente. Quando è un sogno che poi si avvera, dici, cavolo, non mi aspettavo che arrivasse tutto così all'improvviso, tutto così velocemente. Pensavo ci volesse ancora di più, perché ho sempre sognato di fare un gol così pesante. E quando poi succede, penso che non ti godi neanche il momento. Vorrei solo che arrivassero momenti così anche giovedì, speriamo. L'avete tutto fatto, l'energia di là, l'energia di qua, l'energia in campo. Inter adesso, chiudiamo questo campionato con l'Inter e poi andiamo a battere le Lione. Dici, andiamo a vincere là contro il Lione, dici. Cazzo, se mi sale l'adrenalina adesso per andare a giocare là. Andiamo a Lione a vincere. No, siamo pronte. Siamo pronte a portarci a casa la semifinale. Secondo me dobbiamo andarla ancora spensierate, senza pensare troppo, oddio dobbiamo difendere il risultato, oddio dobbiamo passare alla semifinale. No, secondo me ci dobbiamo godere il momento. No, no, raga, io sono impressionato allo stadio, ve lo giuro. Un po' di tensione ce l'hai, comunque ti giochi un quarto di Champions. Però alla fine, secondo me, se entri in campo sereni, ce la possiamo fare. Si
può fare perché l'hai dimostrato l'andata. Proveremo l'impresa anche questa volta, ci saranno 90 minuti di battaglia e sarà importante continuare a crederci. Fino a questo momento le Juventus Women hanno costantemente migliorato se stesse, superando i propri limiti e arrivando dove non sembrava possibile arrivare. Oggi vogliono farlo di nuovo, per farlo servirà un'altra grande notte da Juve. Ancora in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa di Egerberg. C'è il vantaggio del Lione. Bella giocata, rientra Waldcroft in area di rigore. La copertura che salta e arriva il 2-0. Cascarino, pallone verso Macario che si gira su gamba, passa Macario. 3-0 Lione. Cernoia in mezzo, il colpo di testa, la riapre la Juve, 3-1, ha segnato Staskova, 3-1 e adesso c'è tempo per cercare di prolungare la partita supplementari. Palla per Caruso, in aria Caruso, prova a passare Caruso, fermata. Non c'è più tempo. Finisce qui, il Lione vince 3-1 in casa e accede alla semifinale di UEFA Women's Champions League. We're more competitive out in Europe now and so we're on the right road and we need to continue that. Abbiamo vissuto serate molto belle e abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi e da qui dobbiamo ripartire perché l'anno prossimo vorremmo toglierci ancora più soddisfazioni. Io ho visto una squadra che ha la consapevolezza di mettere un pezzo ogni partita e io spero che usiamo questo come punto di partenza. Fino alla scorsa stagione io penso che in Europa ci guardassero con una certa benevolenza che è quella che si riserva ai simpatici perdenti. Adesso credo che questa benevolenza inizia a diventare molto più vicina al rispetto che alla simpatia.